Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi parliamo di Grendel Cannonball. Iniziamo! Ha fatto una lista, l'ha controllata due volte e ha deciso chi è buono o cattivo. Solo che non è nel senso che intendete voi, no, non è Babbo Natale, è ovviamente Grendel, uno dei migliori rework degli ultimi anni, a mio parere. Hanno preso un Warframe decisamente bistrattato dalla maggior parte della community e l'hanno trasformato in un nuovo meta. Non solo, anche la sua abilità Helminth è diventata una bomba. Non c'è che dire, un bel regalo di Natale. E a proposito di regali di Natale, giveaway. Giveaway di Baruk Prime, per essere precisi, il pacchetto Serene Storm, che contiene 3.990 Platinum, Baruk Prime, Afuris Prime, Cobra e Crane Prime, i glifi di Baruk Prime e tutto il pacchetto di accessori Prime, quindi la Siandana Azila Prime, l'Ephemera Vaditum Prime, il Mandala Baruk Prime e un booster di affinità e di risorse per 90 giorni. Per partecipare scrivete hashtag schiaffi nei commenti indicando il vostro nickname in gioco e la piattaforma da cui giocate. Il giveaway si concluderà il 3 gennaio alle 21.30 e verrà estratto il fortunato vincitore durante la nostra canonica live del martedì su Twitch. Ma prima di iniziare, consigli per gli acquisti. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord ogni martedì sera. Ci vediamo live su Twitch. Grendel è il figlio degli arbitrati. Per ottenerlo dovremmo acquistare dei particolari localizzatori che possiamo ottenere dal market degli arbitrati, ovviamente dagli Arbiter of Axis. Ogni localizzatore costa 25 essenze Vitus ed ha accesso ad una speciale missione che ha uno dei tre componenti come drop assicurato. Le missioni sono una sopravvivenza da 20 minuti, una difesa da 10 ondate e uno scavo con 800 di cryotic da raccogliere. Si tratta di missioni 25-30 contro nemici corpus e fin qui tutto facile per giocatori mediamente esperti di Warframe. Il problema sono i malus. Sono evitati equipaggiamenti di ogni tipo, non abbiamo accesso agli effetti delle armi Cuva e Tenet, non possiamo andare in operatore, non abbiamo scuole di focus e, peggio del peggio, non possiamo usare mod sui nostri Warframe e le nostre armi. Le uniche che funzioneranno sono gli augment per entrambi e gli effetti delle armi di sindacato. Personalmente le ho trovate molto interessanti da giocare, visto che scuotono le fondamenta di una delle meccaniche più complesse ma più basilari di Warframe. Per il come ci sono 10.000 modi diversi, ogni giocatore a cui chiederete vi dirà la sua. Personalmente ho fatto un bel party completo con una Trinity come healer, una Sarin come DPS AOE, un Frost per difendere i bersagli quando serviva e una Nova come controller per rallentare i nemici. Ma è solo una delle tante opzioni, funzionano benissimo anche Nidus, Ildrim, Protea, Vauban, Mirage, funziona addirittura Limbo, quindi scegliete la combinazione che più vi piace, andate con i vostri amici e farmatevi il vostro splendido ragazzone. Per quanto riguarda le abilità, la passiva di Grendel è direttamente collegata alla sua prima abilità. Usando Fist, Grendel può assorbire fino a 5 nemici, unico nerf se vogliamo veramente fare i pignoli di questo nuovo rework. La passiva è che, assorbendoli, aumenta la sua armatura di 250 per ogni nemico nella pancia, per un massimale quindi di 1250 punti armatura bonus. Possiamo vederla direttamente sopra l'icona dello stomaco di Grendel, in basso a destra, e sappiate che questo bonus è additivo, quindi sono 1250 punti in più, qualsiasi sia il computo finale del valore dell'armatura. Parlando della prima abilità, Fist. Come anticipato, Grendel apre la bocca posizionata sulla sua pancia e assorbe fino a 5 nemici. Tenendo premuto il tasto, sputiamo i nemici, infliggendo danno da tossina al bersaglio colpito. Questa abilità è influenzata da potenza per il danno da tossina del bolo e per portata per la distanza entro cui possiamo aspirare un bersaglio. Spendendo energia, apriamo la bocca per un secondo e mezzo e aspiriamo i nemici in portata. Per ogni nemico che assorbiamo, la bocca resta aperta per un secondo aggiuntivo. Possiamo catturare fino a 5 nemici che vediamo nell'icona in basso a destra. I motivi per utilizzare questa abilità sono tre. Il primo è difensivo. Come dicevo, 1250 di armatura in più. Su un Warframe come Grendel, che basa tutto sulla vita, non è niente male.
Il secondo è l'attacco. Tenendo premuto il tasto dell'abilità possiamo sputare il nemico nella pancia contro gli altri, infliggendo danno da tossina che scala con la potenza potere e infliggendo l'effetto della tossina, ovvero l'avvelenamento nel tempo, col 100% di sicurezza. I nemici verranno colpiti da questa bomba tossica in un cono di 9 metri di fronte a Grendel. Non solo, oltre alla potenza potere conta anche il livello del nemico che viene sparato. Più alto il livello, più alto il danno. Il terzo motivo è che i nemici vengono usati come energia. Possiamo usare i nemici nella pancia per attivare la terza e la quarta abilità, ma a questo ci arriviamo. I nemici nello stomaco ovviamente vengono digeriti nel tempo, perdendo il 2% di vita e scudi al secondo. Anche se non sembrano tanti, dovremmo castare spesso questa abilità, più per il fatto che useremo i nemici come energia che non per la digestione, ma comunque dovremmo castarla spesso. Purtroppo, nonostante il suo ruolo come supporto sia decisamente divertente, Fist fa cazzotti con un sacco di abilità, non riuscendo a catturare i nemici sotto altri effetti di altri Warframe. Giusto per citarne un paio, l'arma di Nidus, Strangledom di Cora, Divine Spears di Nezza e addirittura i nemici in volo a causa della sua stessa quarta abilità. Nota carina, Grendel può aspirare le bombe nemiche facendole scoppiare nel suo stomaco, danneggiando solo i nemici vicini e non gli alleati e se stesso. Diciamo che questa abilità è famosa per le cose improbabili che Grendel riesce a mangiare. Scrivete nei commenti la cosa più strana che avete visto mangiare a Grendel. Non aumenterà le possibilità di vincere il giveaway, ma ci faremo sicuramente due risate in live. Esiste un augment, ovvero Gourmand. Fist consuma vita invece di energia, ma ogni nemico dà 150 di armatura in più, raggiungendo quindi un totale di 2000 tondi. Seconda abilità, Nourish, uno dei migliori cambiamenti con il rework. Grendel sacrifica uno dei nemici nel suo stomaco per ricevere vari buff. In primo luogo, un bonus alla vita al cast dell'abilità. Inoltre, per tutta la durata dell'abilità, le sfere di energia ci daranno più energia e i nemici riceveranno come danno riflesso danno virale, 10 stack di effetto virale e stagger. E infine, abbiamo un danno virale aggiuntivo sulle nostre armi. Questa abilità è influenzata da potenza per tutte le statistiche prese in causa, la vita rigenerata, il moltiplicatore delle sfere di energia, il danno virale riflesso e quello sulle armi, portata per il raggio in cui anche gli alleati beneficeranno del bonus e entro cui il danno sarà riflesso, durata per il tempo in cui l'abilità sarà attiva. Un bel cambiamento rispetto all'originale, all'inizio dovevamo cambiarla come l'abilità di Titania o di Xaku per capirci, ora l'effetto è completo semplicemente al cast e questo ha trasformato questa abilità in un'ottima abilità sia per Grendel sia per gli altri Warframe, visto che si tratta dell'abilità che diamo al sistema di Helminth. Certo, l'Helminth non abbiamo la cura e il danno riflesso applica solo uno stack di virale, ma vi assicuro che dopo l'update Nourish è diventata parte integrante di tutti quei Warframe che mangiano energia, prima tra tutte Valkyr. Nota importante, questa abilità funziona sia a energia sia a nemici, quindi dobbiamo averne almeno uno nello stomaco. Castarla consuma il 20% della vita del bersaglio mangiato, che aumenta con la potenza potere. Esiste un augment per questa abilità, Heartly Nourishment. Nourish rimuove gli effetti e dà 5 secondi di immunità dagli effetti per ogni nemico nello stomaco ed è influenzabile dalla durata dell'abilità. Molto utile, soprattutto se pensiamo di togliere la terza abilità per metterci qualcosa dall'Helmin. Terza abilità per l'appunto, Pulverize. Passata da quarta a terza, Pulverize trasforma Grendel in una grossa palla da demolizione che Miley Cyrus ci spiccia a casa. I nemici nello stomaco di Grendel ricevono più danno del solito, ma in cambio curano vita nel tempo. Quando sbatte contro i nemici, infligge danno da impatto e rimuove permanentemente l'armatura. Possiamo anche fare uno schianto a terra che infliggerà danno da impatto e assicurerà un proc da taglio sui bersagli in area. È influenzabile da potenza per il danno ai nemici dentro e fuori la pancia di Grendel, la vita curata al secondo e la percentuale di armatura rimossa, portata per l'ampiezza dell'attacco in schianto. Partiamo dalle buone notizie. La manovrabilità della palla è migliorata per davvero. Era una delle cose di cui ero più dubbioso, ma vi confermo che questo coso si muove molto meglio. Certo, niente bullet jump o cose strane, ma il movimento è fluido e gestibile. Se poi volete andare più in là del dovuto, ad esempio con un salto, c'è sempre lo sling dell'operatore. Il danno è decisamente buono, specialmente in sinergia con le altre abilità. Giusto, possiamo castare le abilità mentre siamo in palla, quelle di Grendel, non quelle Helminth, ma comunque è un ottimo vantaggio.
Tra recupero vita e strip dell'armor è utile anche solo per salvarci la pelle quando siamo alle strette, anche se va considerato che non riusciamo a togliere l'overguard agli Eximus, motivo per cui vi consiglio di avere una buona arma nella configurazione. Scegliete quella che preferite, ma se puntate sull'uso intensivo di questa abilità, allora dovreste avere qualcosa tipo spara e scorda. Personalmente ho scelto la perigale. Interessante la sinergia con i nemici nello stomaco. Il casting costa 0, ma va ad energy drain. Potrei spiegarvi tutti i vari sistemi e meccanismi legati all'energy drain e come riguadagnare energia, ma in verità stavolta non serve, perché basta avere sempre 5 nemici nella pancia. 5 nemici, 0 consumo. Contando che possiamo castare Fist anche quando usiamo la nostra abilità e che questa va anche ad aumentare le dimensioni della palla, non vedo perché usare altri escamotage. Esiste un augment, Catapult. Possiamo usarla per lanciare Grendel in una direzione al costo di energia. E qui ci sono solo due tipi di giocatori, chi la usa per trasformare Grendel in Sonic e chi mente. Ultima abilità, Regurgitate, ex terza, ora quarta abilità. Grendel sputa un nemico coperto di bile contro i nemici. Il proiettile colpisce i nemici, infliggendo danno e effetto tossina, rallentandoli e rimuovendo la loro armatura. È influenzabile dalla potenza per il danno da tossina e la percentuale di armatura rimossa, portata per il raggio d'azione dell'abilità. Questa abilità, normale nella vecchia versione di Grendel, ora è davvero potente. In primo luogo perché, se non vogliamo tenere Pulverize, è ottima per togliere l'armatura ai nemici. Inoltre, è anche più efficace. Per togliere tutta l'armatura con un solo colpo di Regurgitate, ci basta il 134% di potenza potere. Con Pulverize, il 200%. Infine stiamo ragdollando, intossicando, togliendo l'armatura ai nemici. Con anche Nourish questa combinazione urla a piena voce datemi una corpo a corpo, il che varia parecchio il suo stile di gioco e ci permette quindi di esplorare un po' di più questi gameplay con Grendel. Abbiamo tantissime opzioni, tantissime idee che possiamo sfruttare, se non tutte, praticamente tutte. Arriviamo a parlare delle build. La prima build che vi suggerisco è banalmente la build da Pulverize. Passeremo solo ed esclusivamente il tempo all'interno della nostra modalità palla di cannone. L'unica cosa che faremo in questa modalità sarà mangiare nemici col Fist, attivare Nourish, usare Regurgitate per indebolirli e occasionalmente spegneremo Pulverize per abbattere eventuali nemici difficili da tirare giù, ad esempio gli Accoliti, ad esempio gli Eximus. Per questo tipo di build le statistiche sono abbastanza stupide e semplici. Dobbiamo pompare la potenza al massimo perché dovremo riuscire a infliggere quanto più danno possibile. Tramite Regurgitate e Pulverize e il bonus che avremo dal Nourish dovremmo avere una buona portata, perché quella torna sempre molto comoda, molto utile, visto che gli effetti comunque sono ad area. La durata ci ritroviamo ad averla un po' più lunga, ma non è così fondamentale allungare la durata di questo personaggio, volendo possiamo evitarcelo. L'efficienza possiamo ridurla ai minimi termini, perché veramente non ci troviamo mai senza energia, visto che gli unici casting continui che andremo a fare saranno il Fist e il Nourish nel momento in cui andiamo a far scadere la nostra abilità. E il nostro Pulverize non costerà niente perché saremo sempre con 5 nemici nello stomaco. Traduzione, zero costo. Ovviamente questo Warframe punta tutto sulla sua vita, quindi cerchiamo di buffarla il più possibile. Ma possiamo anche sfruttare un po', almeno un po', di shield gating, visto che comunque ha veramente pochi scudi, con la chiave di drago ne ha ancora meno, quindi andiamo con ordine. Nell'aura mettiamo Brief Respite se vogliamo giocare con questa simpatica modalità di shield gating. È l'unica scelta? Assolutamente no. Come sempre abbiamo varie opzioni. Banalmente possiamo usare Growing Power per aumentare ancora di più l'effetto della potenza abilità, però dovremmo applicare un effetto con le armi. Questo vuol dire uscire dal Pulverize. Non so se mi sento di consigliarvelo, se volete come me restare tutto il tempo in Pulverize. Possiamo utilizzare un enemy radar come supporto per la nostra build per vedere quanti più nemici possibili in mappa, oppure una buona scuola che ho sentito ma ammetto di non aver ancora provato è usare il set Mecha. Usando il set Mecha, Mecha Empowered, avremo bisogno di usare il nostro cubro, però andremo a infliggere molti più danni ai nemici segnati. Questo vuol dire che andremo a fare molto più danno anche semplicemente restando in sfera. Non lo so, non apprezzo troppo i cubro, li ho usati solo esclusivamente durante l'evento per riuscire a tenere sul mio Necromech, ma è una scuola anche questa. Per quanto riguarda l'Exilus, canonicamente
sappiamo già cosa dobbiamo metterci. Premature Futed. Ma ufficiosamente vi posso dire che non ho notato un problema a non averlo. Oggettivamente, anche avendo degli effetti addosso, anche avendo degli stun, essendo sbalzati dai nemici, insomma, in qualunque situazione non si nota la differenza mentre siamo in sfera. Quindi a questo punto ho preferito sfruttare quei pochi punti che mi erano rimasti dal resto della build per Cunning Drift, per aggiungere ancora più portata. Come dicevo, portata, stretch e augur reach. Andiamo a mettere ovviamente potenza potere, quindi continuity, intensify, blind rage perché l'efficienza possiamo distruggerla e non succede assolutamente niente. Dobbiamo cercare di restare su quanto più possibile, soprattutto quando non siamo in modalità pulverize, quindi vitality e adaptation. E infine gourmand, che comunque fa sempre il suo sporco lavoro. Perché? Perché non consumiamo energia, così non abbiamo ancora più bisogno di efficienza energia, usiamo salute che recuperiamo facendo pulverize e abbiamo più armatura, fino a un massimo di 2000, niente male. Guardiamo tutte le opzioni e le varianti. Arcon Intensify, perché? Perché la nostra abilità pulverize ci restituisce vita, questo vuol dire che la potenza abilità sarà per 10 secondi il 30% in più. Decisamente comoda. Continuity per la durata, ok, ma ho detto che non è fondamentale. L'arco in continuity la mettiamo perché le nostre abilità infliggono tossina e quindi applicheranno anche un corrosivo, il che è veramente fantastico perché continua a essere un danno molto utile. Il vitality è un vitality normale. Per quale motivo? Le opzioni che abbiamo, come sempre, sono tre. Vitality normale, 440 di salute. Arcon Vitality, se facciamo danno da fuoco, raddoppiamo il danno, non facciamo alcun tipo di danno da fuoco. Umbra Vitality, 4,40, ma questa volta va in sinergia con Umbra Intensify, che non abbiamo messo perché ho messo Arcon Intensify. Quindi a conti fatti, 4,40, 4,40, 4,40, meglio usare un Vitality standard perché almeno costa 12 e quindi abbiamo un po' più di spazio, un po' più di efficienza nella nostra build. Per quanto riguarda gli Arcane, personalmente la mia scelta è Arcane Energize, va bene non avere tanta energia, ma comunque faccio sempre un po' fatica a staccarmi da questo Arcane Energize. È una scelta obbligatoria? Assolutamente no, potete fare quello che vi pare, a me piace molto, quindi l'ho utilizzato. Molt Augmented è sicuramente uno dei migliori arcane dell'ultimo periodo, va ad aumentare la nostra potenza abilità, il che non è niente male. Se non vogliamo scegliere questa scuola, possiamo usare altre strade, assolutamente sì. Possiamo ad esempio pensare all'utilizzo di un Eruption, perché? Per una difesa, fondamentalmente per una modalità difensiva, ribaltare i nemici ogni volta che raccogliamo una sfera di energia è sicuramente un vantaggio, rallenta molto il gioco, riesce a evitarci di trovarci assediati sotto il fuoco nemico. Ma, personalmente, comunque, continuo a preferire questa configurazione. Una nota importante. Questo Warframe, comunque, in ogni caso, nonostante Arcon Intensify ovviamente ci dia più potenza potere, beneficia tantissimo delle mod di tipo Umbral. Ma volutamente non ho voluto mettere delle forme Umbral all'interno della nostra build, per un motivo banale e semplice. Quest'anno, il 2023 che sta per arrivare, dovrebbe arrivare anche un Grendel Prime, quindi non sprecate, soprattutto se ne avete poche, delle forme Umbra su Grendel, ma invece tenetele da parte per Grendel Prime. Sarà sicuramente più vantaggioso. La seconda build che vi propongo è una build Helminth. In questo caso l'abilità Helminth che ci ho messo è Gloom. Lo so, che grande fantasia, togliere un'abilità che restituisce vita con un'altra abilità che fa crowd control e restituisce vita, è vero. Ma mi trovo veramente, veramente molto comodo. Come ho già detto spiegando le abilità, questo Warframe chiama a piene mani l'utilizzo delle corpo a corpo. E quale abilità migliore per sfruttare al 100% un'arma corpo a corpo, se non Gloom? Brief Respite nell'aura, come sempre un'ottima scelta, sempre il discorso dello Shield Gating, ormai non c'è neanche più bisogno che ve lo spieghi, è una buona scuola. In questo caso invece possiamo andare a mettere Growing Power se preferite, perché Growing Power questa volta lo useremo, avremo delle armi a disposizione perché non saremo sempre in modalità sfera. Un'altra che potrebbe essere interessante potrebbe essere un Combat Discipline, magari integrato con un Arcane Avenger, perché così siamo perfettamente a nostro agio, visto che Gloom ci restituirà la vita e avremo un bonus sulla probabilità di critico. Altra scuola che potrebbe essere interessante, in base al tipo di danno
che andiamo a fare e al tipo di arma corpo a corpo che vogliamo utilizzare. Se è da attacchi pesanti, potremmo pensare a un Empowered Blades, oppure potremmo addirittura pensare a una Swift Momentum. Insomma, valutate voi in base al vostro stile di gioco. Naturalmente, quasi dimenticavo, ma se parliamo di armi corpo a corpo, anche Steel Charge è una buona scelta. In questo caso Premature Future ci vuole. Questa volta ne abbiamo davvero bisogno. Non avremo il vantaggio di essere in una sfera, ma continueranno a colpirci e a ribaltarci. E stare fermi sulle nostre gambe è sempre un vantaggio, perché riduce tutti quei tempi morti che non ci permettono di abbattere i nemici. Per quanto riguarda la tipologia di build, anche in questo caso, nonostante sembri strano, anche con così poca efficienza riesce a reggere bene. Nel caso in cui notiate che non riuscite a tenere il ritmo con così poca efficienza, magari al posto di Blind Rage mettete un Transient Fortitude. La durata possiamo un po' sacrificarla per guadagnare un po' più di efficienza. Una buona dose di portata e una buona dose di potenza continuano a essere utili, ma possiamo calare un pochettino. Soprattutto perché? Perché abbiamo dalla nostra il fatto di usare Gloom e di rallentare incredibilmente i nemici. Quindi sì, possiamo puntare su altre strategie. Una prima strategia sicuramente che dobbiamo mettere Primate Flow. Questo non c'è dubbio, in quasi tutte, se non tutte, le build con Gloom abbiamo bisogno di un Primate Flow, perché il pool di energia che dobbiamo avere a disposizione deve essere davvero tanto. Lo so, Nourish ci aiuta a recuperare più energia, ma comunque è bene avere una buona scorta, perché potremmo non essere prontissimi a fare quello che dobbiamo fare, quindi dovremmo assorbire un nemico con Fist, attivare Nourish, sparare con Regurgitate per ammorbidire, togliergli l'armatura e poi colpirli. Insomma, potrebbe essere un po' di tempo. Quindi dicevamo, portata, Stretch, Augur Reach. Potenza, Blind Rage, Augur Secret. Se Blind Rage è troppo aggressiva, possiamo pensare anche a un Transient Fortitude. Archon Continuity, come sempre. L'Archon Continuity in questo caso ha un gran vantaggio. Tossina, ce l'abbiamo utilizzando la nostra quarta abilità, che useremo spesso per togliere l'armatura ai nemici, quindi applichiamo anche un corrosivo, non è niente male. L'utilizzo di Rolling Guard e di Earthy Nourishment è un po' ridondante, lo so, ma soprattutto all'inizio ammetto che Rolling Guard mi tiene un po' più tranquillo, perché non ho ancora rallentato tutti i nemici e quindi potrei rischiare di morire veramente come un pirla a inizio partita. In ogni caso, Earthy Nourishment è molto 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 efficace da questo punto di vista. Attivando Nourish cancelliamo gli effetti e otteniamo immunità agli effetti per 5 secondi per ogni vittima all'interno dello stomaco di Grendel, il che vuol dire che almeno una ventina di secondi dovremmo sempre averli, perché almeno 4 nemici, se non 5, dovremmo sempre averli all'interno del nostro stomaco. Se pensate che Rolling Guard sia eccessiva, cambiatela, mettete un'altra mod, qualunque mod vi faccia sentire più a vostro agio, può essere un'idea. E ovviamente stessa cosa vale per Gloom. Gloom è una delle possibili scelte, ne abbiamo tantissime a disposizione. Guardando a caso su internet troviamo tante ipotesi. Ho trovato ad esempio un utilizzo di Thermal Thunder di Gauss, ho trovato un utilizzo di Valkyr, ho trovato tantissime opzioni, ragazzi, non vale neanche la pena di elencarle, perché veramente questo Warframe è diventato molto più plastico di quanto non fosse all'inizio, quindi vale la pena di esplorarlo. Per quanto riguarda gli Arcane, siamo alle solite. Arcane Energize, e questa volta abbiamo uno slot assolutamente free, che possiamo usare come meglio crediamo. Personalmente, andando di armi corpo a corpo, ho usato Arcane Fury. Come ripeto, le opzioni sono le stesse della build precedente. Abbiamo poi anche una build speed che non vi farò vedere. Perché? Perché dovete venire a vedere su Twitch. L'abbiamo creata insieme su Twitch l'ultima volta che sono stato live, quindi se non sapete di che build sto parlando, vuol dire che non c'eravate. Questo è quanto per ciò che riguarda Grendel. Mi piace tantissimo. Devo ancora divertirmi, devo ancora studiarlo bene, devo trovare tutti quanti i suoi punti di forza. E soprattutto sto aspettando a buildarlo pesantemente. Ho buttato 4 o 5 forme, non ricordo neanche quante esattamente, perché aspetterò il Prime, sul cui andrà sicuramente una forma Umbra, perché questo ragazzo ne ha veramente, veramente bisogno. Spero che il video vi sia piaciuto e che contenga informazioni utili e interessanti. Se il video vi è piaciuto, come sempre, mettete like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere aggiornati sempre sui nuovi contenuti. Seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord ogni martedì sera. Ci vediamo là su Twitch. Ciao!